quando una madre deve piangere il figlio ucciso a colpi di calci e manganello, come è successo a Patrizia Moretti con il figlio Federico Aldoandi ucciso da 4 poliziotti. Quando per arrivare alla verità la mamma di Federico ha dovuto bucare un muro fatto di omertà, di bugie, di depistaggi, messi in atto proprio dagli uomini dello Stato, che dovrebbero al posto di coprire gli abusi contribuire all'accertamento della verità. Quando infine i casi come quelli di Federico Aldoandi si moltiplicano, ebbene, non sono solo in gioco le tragedie di singole famiglie, qui si tratta della democrazia. La perizia dice che Federico aveva subito percosse. Gli salivano sulla schiena, gli tiravano i capelli all'indietro. Nella felpa di Federico, nel cappuccio, ci sono ancora i capelli lunghi, proprio gli hanno strappato i capelli. C'aveva lo scroto spappolato? Sì, durante la colluttazione hanno, tra i calci che gli hanno dato, gli hanno spappolato lo scroto, quindi penso che l'hanno fatto veramente soffrire. Ci sono molti manganelli? 2 manganelli su 4. Rappresaglia. Aveva il collo che sembrava che qualcuno gli avesse oppresso con una mano dietro, viola da com'era, sembrava che come se gli avessero dato di quelle martellate sui testicoli. Hanno voluto annichilire perfino la sua memoria, piuttosto che confessare. Rappresaglia. In carcere Stefano Cucchi ci passerà solo poche ore, perché già il sabato mattina viene ricoverato nell'ospedale del carcere. Mio fratello da quel momento in poi viene inghiottito dal carcere. Lui non riesce ad avere più contatti con nessuno, se non con medici e infermieri che non lo guardano nemmeno in faccia. In Italia non esiste la pena di morte e non la possono fare loro. Se Stefano, come tanti altri ragazzi, aveva sbagliato, avrebbe pagato, ma non certo con la vita. Se un ragazzo viene preso dentro 4 mura dello Stato, lo Stato ne è responsabile. Io madre te l'ho consegnato sano. Me l'hai ridato, morto, massacrato.